partiti, non ci capisco più niente, video fondamentale, Supercoppa, Brambati, Antonello, Marotta, pif, pif, allora siete pronti, Bellinazzo in trasmissione prima con me su OCV, sulla piattaforma Viola, all'OCV Sport, allora attenzione, attenzione, faccio un ricapitolo, ma video fondamentale, sapete che io non faccio mai quando lo dico perché è vero, allora, due temi top da affrontare in questi 6-7 minuti in macchina. Allora, la Supercoppa, le parole di Antonello, la cagata della data che fa anche rima, e ce l'abbiamo nel culo più di prima, e il delirio PIF. Attenzione, partiamo da PIF. Facciamo un riassunto. Ieri, sul nostro programma, insomma, dal Pancio con Manfredi, eccetera, Damiano sgancia il missile o la bomba. Cosa dice? Dice che a un certo momento, un attimino che ci sono 18.000 vigili qua a far che cosa. Comunque, allora, parte il Damiano il Faina, che è di mercato, ha dato prova di saperne, parla di questo MOU, ok? Ieri abbiamo descritto cos'è, non perdiamo tempo, quindi un foglio dove c'è scritto, senti, a queste condizioni andiamo avanti nella trattativa. Non è niente vicino alla chiusura tra PIF e Inter, anzi è tutto lontano tantissimo, questo è quello di ieri, o poi vi parlo di oggi, ma oggi sempre Damiano, Erfaina, è tornato e ha detto però è un grande passo rispetto a quello che era il nulla. Perché molti dicevano non c'è niente, parlo di addetti ai lavori, io parlo di colossi dell'informazione, ok? Da Sky a tutte le testate principali. Poi con Cavasini, che anche oggi era ospite, Alessandro, lui ha sempre tenuto una linea, io ho sempre tenuto non la mia linea, io non faccio giornalista, io al massimo indago e vi porto dalle fonti che ho quello che mi trasmettono, ok? Lo ricordo alla nausea, sono stato l'unico a dire che Suning era intenzionato a vendere a una certa cifra già nel 2017-2018, e questa questione a una certa cifra è la stessa questione di BC Partner e di oggi. Quindi quando tutti dicevano Suning out perché loro vogliono stare qua, io dicevo no, che io sappia loro non vogliono stare qua, hanno sbagliato business, hanno dato comunque tanto all'Inter, ma loro vogliono fare altro, e quindi se gli danno una certa cifra loro domattina vanno. La frase mi è stata riportata così, ok, prima di un Inter Benevento, e io ho detto sti cazzi e sono passato per Suning out invece che la verità, e oggi la gente viene qua a farmi la morale, a scrivermi nei video quando io ho dato questa notizia sulla volontà di Suning. Perché se uno non vuole vendere, se tu vai da De Laurentiis, anche se gli offri 5 volte quello che vale il Napoli, non te lo dà, perché per lui il Napoli è un asset della vita sua, anche lo Tito cazzo fa senza la Lazio, per lui la Lazio è il fulcro di quello che è, chiaro? Se non sei nelle condizioni di Moratti, che a un certo punto non puoi più andare avanti, ma magari hai fatto un sacco di anni, ma squadre come oggi con l'obbligo di stare dentro certi costi e in una certa condizione di stabilità, quindi complimenti a Napoli, Lazio, non vendono, per loro è la vita, quindi la volontà, anche se vai là, a meno che non gli offri, che cazzo ne so, ti regalo Marte, e loro dicono vabbè, vado a fare un'esperienza su Marte e mollo con il calcio, ma altrimenti non vendono. Io dissi che invece la volontà all'epoca di Suning era già chiara, che al di là di dire mi impegno per l'Inter, però a una certa cifra mollo perché forse non è il mio business, e forse in Cina c'era già l'idea che qualcosa non andava in direzione di questo discorso dello sport come investimento, ok? Quindi non venite a fare la morale a me perché, ok, scivolate sulla merda, ok? Perché io ho detto la volontà, perché se uno non vuole vendere non vende, punto a capo, io l'ho detto, e voi dicevate Suning out, no, Suning out, vi ho dato un'informazione ed era la verità. Oggi la mia, diciamo, verità o la mia versione è quella che vi ho detto, ossia non so
quello che so, mi dicono che se avessi 100 lire mi dicono mettila su Oaktree, e certo che Suning sta cercando un compratore, l'ho detto io, lo dite voi a me? No, l'ho detto io, sono io che l'ho detto a voi 4 anni fa, quindi che vendere l'ho detto io. La mia idea è quella del discorso del fondo, quella che più si avvicina, ovvio che Suning se può va via, e l'altro discorso è mi sono messo 5 vai, comunque mi sono incartato, che poi c'era la cosa della la rotonda sul lago, non sul mare, però stavo dicendo questo, ok? Quindi le certezze sono queste qua. E la terza cosa, dicevo, uno, che sono in vendita, l'ho detto io, due, che se io dovessi buttare 100 lire lo metterei nel fondo Oaktree, questo l'ho detto in tanti video, terzo, mi sono di nuovo dimenticato, cazzo, ma io non riesco a fare oggi, ma sì, perché mi devo dire 100 cose, devo stare dentro i tempi di YouTube, perché le visualizzazioni, non che mi interessano, ma il fatto di tenere, stavo dicendo che, non mi ricordo, vabbè, insomma, ogni tanto capita, è tutto in diretta, quindi queste cose sono quelle che io ho già ripetuto, eccetera eccetera. Oggi abbiamo ripreso grandemente, come dice, usando questo avverbio, l'argomento su OCV Sport sul canale Viola, e c'era Damiano, c'eravamo noi, e poi abbiamo fatto venire Cavasini, abbiamo fatto venire hanno invitato insomma un po' di persone, chi è venuto, chi non è venuto, c'era Marco Bellinazzo, che può essere ad alcuni stimato, ad altri no, però calcio, finanza, soldi, pecunia, criptovalute, nel calcio, sa tutto, molto informato. Allora, cosa succede? Che mentre, e questo ve lo spoilero perché è una roba di mezz'ora fa, mentre Brambati, che tra l'altro io ho incontrato spesso a Sondrio, non so perché, avrò avuto la fidanzata qua in discoteca quando ero giovane e lui era ancora un giovane, ha appena detto a radio, non so dove, perché l'ho letto velocemente, ma c'è l'articolo, scrivete Brambati P Finter, ha parlato di calcio in generale e poi ha detto, un procuratore mi ha detto che Inter e PIF sono praticamente in fase avanzatissima e che a brevissimo ci sarà un nuovo proprietario, me l'ha detto un procuratore del calcio. Quindi mentre io vi sto per raccontare cosa ha detto Bellinazzo, è arrivata la notizia che Brambati dice che anche lui va nella famiglia di quelli che, non dico che non è fatta, ma sta per essere fatta, ci siamo, ok? C'è la ciccia. Invece Bellinazzo, questo per dirvi la schizofrenia dell'informazione, c'è un'informazione che non dice nulla. C'è una parte di web che dice fatta, c'è una parte di gente ex addetti ai lavori o ex calciatori che dice c'è qualcosa, c'è una parte giornalisti che non sa nulla, c'è una parte giornalisti che dice non può mai essere fatta, c'è chi addirittura ha scomodato le questioni politiche, c'è chi parla di Newcastle, c'è, insomma, ok. E poi appunto c'è chi, come ieri Damiano Il Faina, ha detto hanno firmato una roba che non vale nulla ma è un segnale. E poi oggi c'è Marco Bellinazzo, che se ve lo posso dire, ve lo traduco, visto che voglio fare un video, adesso voglio chiudere, ha disintegrato, lui ha detto, non premetto, non voglio dire e giudicare cosa dicono gli altri, io non sono il portatore della verità, però per quello che so, era collegato col Sole 24, ci ha messo la faccia, Marco Bellinazzo ha detto... Tanto c'è un bellissimo suo libro sulla fine del calcio, così come ha parlato di argomenti importantissimi, il futuro, super, ha detto che io sappia l'Inter non è in buone condizioni, però è stabile e sul fronte PIF non c'è assolutamente, che io sappia, nulla. Nulla vuol dire nulla. Ha addirittura detto, ok, poi vi metterò il video, stasera torno dal lavoro, metto il video. Ha detto chiaramente che il PIF è andato perché voleva il Newcastle a prenderselo, ci sono stati un sacco di problemi, addirittura di boicottaggi sugli sponsor o giocatori che si sono messi d'accordo con i procuratori per non andare lì,
E questo è quello che sarebbe un po' il problema che hanno beccato. Poi però la cosa è un po' bypassata, però per esempio non sono arrivati a un grande allenatore perché hanno preso quello del Bournemouth, mi pare. Quindi voglio dire, non è che sono un po' fermi con Newcastle. Ovviamente vogliono fare un pool di squadre, come sta facendo anche il proprietario del City. Quindi è vero il discorso di più squadre, forse i nomi sono Marsiglia, Inter o altri, non lo so. Cosa ha detto Belinazzo? Ha detto anche che loro sono venuti più di una volta, così come la trattativa è durata anni con Newcastle, hanno esaminato i dossier sia dell'Inter che del Milan, al di là che l'Inter ha più debiti, il Milan no. Ok? E in questo momento non c'è nulla, non risulta nessuna trattativa. Tanto che oggi hanno parlato anche Antonella e Marotta, tanto che a margine di questa scelta scellerata della Coppa hanno parlato appunto di altre cose. E insomma, Suning si sa che vuole vendere, dice Belinazzo, alla sua cifra. Probabilmente questa è la direzione che accadrà verso cui andremo incontro l'anno prossimo, 2022, entro l'anno prossimo, cioè prima dell'inizio 2023. E relativamente invece a una scadenza breve, c'è addirittura la mancanza di una reale trattativa, nel senso che le parole di Belinazzo, poi vi metto lo spezzone del video, dice che poi Pif, tanto quanto si è informata con l'Inter o con dei dossier, tanto che poi è tempo che si è allontanata in questo momento. Questo non vuol dire che non torni, non vuol dire che non ci siano cose che volano sopra le nostre teste, ma in questo momento Marco Belinazzo, io vi riporto quello che... Tra l'altro, questa cosa lo dico anche a Damiano Erfaina che oggi si è scollegato, poi magari gli scrivo. Questa cosa, tra virgolette, va in direzione opposta a quello che dice Damiano, dove invece si parla di comunque di un contatto e di un foglio firmato che serve insomma un pochino a conoscersi meglio e a darsi delle piccole regole propedeutiche a un futuro di magari per capire se si può appunto arrivare. Quindi diciamo che Belinazzo non lo ha detto. Io mi fido molto del Faina, anzi mi fido totalmente, però addirittura Belinazzo, sì, diciamo non è che non c'è neanche passato dal MOU, da questa cosa dell'understanding, cioè da questa cosa, l'ha proprio segata. Quindi in questo momento Belinazzo dice: ma che pif Inter? No. C'è Suning, che in questo momento ha sistemato anche le cose, che come gli ho chiesto io, gli ho detto, ma insomma ha superato il periodo più brutto? Sì, quindi avendo superato il periodo più brutto, in questo momento non è l'Inter che sposta l'equilibrio poi di quello che loro hanno anche in Cina con le altre attività. Questo è un po' il riassunto. Ormai l'ho tirata alla lunga con questo discorso di PIF, quindi poi della Supercoppa, della data folle della Supercoppa. Quando Antonio Conte diceva sembra che all'Inter mi preoccupi solo io di certe cose, aveva ragione. Aveva ragione, perché non puoi mettere la Supercoppa tra la Lazio e l'Atalanta. Cioè, c'è Inter-Atalanta o Inter-Lazio. Dopodiché, bisogna andare a volare e giocarsi un trofeo, comunque con la Juventus, in il 12, in... No, scusate, non era in Arabia, cioè, non la fanno in Arabia, la fanno a San Siro. Quindi vuol dire che siccome la fanno, mi va insieme, capita anche a me di andare, sono stanco. Allora, dicevo che siccome la fanno a Milano e non in Arabia, non c'era nessun bisogno di metterla tra Inter e Atalanta, perché in settimana è comunque un trofeo che te lo giochi magari alla morte contro una nemica storica che è la Juve, e la Juve è uguale con noi. E poi noi abbiamo l'Atalanta, quindi abbiamo Lazio, Atalanta, Juve in 7 giorni a gennaio, quando si poteva benissimo scegliere una data diversa, magari vicino alle feste o vicino a un giorno in cui si poteva, al di là della Coppa Italia, spostarvi una partita, però dove non c'erano, o magari la facevi prima e avevi tutto l'anno, non lo so, no. Perché così, poi è vero che anche la Juventus, mi pare l'anno scorso, correggetemi, l'ha giocata forse a Reggio Emilia, che c'era il campionato, non lo so, devo andare a vedere. Comunque, aveva ragione Conte, cioè io comincio a dubitare del famoso potere forte che ha, non dico Marotta, ma proprio l'Inter, non lo so, poi magari ci daranno spiegazioni perché anche la Juve ha citato questa data. Io, avessi visto il calendario dell'Inter, avrei detto no. Poi, magari, caso di forza maggiore, hanno fatto scegliere quella data. Ma ne parliamo in un video a parte. Questo era un video per dirvi che ad oggi io
Ecco, no, scusate, ecco, mi è venuto in mente a fine del video quella che era la terza cosa. Uno, io ho detto che veniva ceduta l'Inter da parte di Suning. Due, metterei un soldo su Oaktree. Terzo, mi è venuto in mente, io faccio in questo momento quello che va a chiedere in giro, vado nelle trasmissioni, io faccio anche altro, chiamo tanta gente, parlo con molta gente, anche con addetti ai lavori, e poi vi raccolgo e vi dico: oggi, ieri c'era Alfaina che ha detto una cosa, oggi c'è Bellinazzo che devo dire la verità, ha detto che tra Pife e Inter non c'è, esatto, fa anche rima. Poi, se domani un altro mi dice su Brambati, valutatelo voi, Brambati è credibile, ha detto che un procuratore, ha detto che è quasi... Io vi dico quello che arriva, e... però vi porto insomma delle voci, spero, attendibili, e in base a questo ragionate voi.